Ultima giornata, Gazzetta Football League, abbiamo qua Autostrada Testoi, la capolista che ormai si è aggiudicata questo girone, ha vinto 17 partite su 19, dunque insomma comunque finisca questo torneo, grande stagione, ultimo impegno Nicolas Testoi, insomma bisogna però onorarlo al meglio. Sì, come hai detto tu, non pensavamo di arrivare così in alto e una serie di circostanze, nonostante il bel gioco, ci hanno permesso di arrivare qua. So che mi hai criticato l'ultima volta che non mi sono presentato, eccomi qua adesso oggi ci rimetto la faccia e ci abbiamo rimesso anche i pantaloncini perché li abbiamo cambiati con loro. Ovviamente scherzosamente, sì. Visto scherzosamente. Qua invece abbiamo Marco Vastola, di Ralfai, e anche sponsor della squadra, e dunque insomma parla bene dei tuoi giocatori perché sai che lo sponsor ti conviene insomma. No, indubbiamente non posso far altro anche di parlarne bene visto che siamo partiti a metà campionato. Siamo partiti proprio da freschi, ci siamo uniti, abbiamo creato un bel gruppo, siamo riusciti a portare a casa i punti importanti nelle partite in cui era possibile. Oggi è dura oggi, però vabbè, dove ci sono le partite dure c'è anche tanto da imparare. Loro hanno fatto un campionato, l'abbiamo visto, strepitoso, quindi abbiamo da imparare da loro, abbiamo tanto da fare anche stasera, dai. Avete avuto un piccolo calo nelle ultime giornate, forse dopo tante vittorie, no? Mi sembra 14 di fila, un piccolo calo di tensione ci poteva stare. Adesso però bisogna ricaricare le pile perché le playoff... Tutto si rimette in discussione e comincia un altro campionato. Eh sì, un calo anche complice degli infortuni e delle assenze. Stasera anche purtroppo non siamo al completo, però come diciamo sempre cerchiamo di giocarci. L'arbitro dice di stringere, quindi è il momento di andare. Bene, allora datevi la mano se non di fair play, buona partita. Dani, punta imbalzante, lo so. Sì. 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 S
terminato 5-1 il primo tempo in favore di Autostalone Testori contro Real Fire. Per Autostalone Testori, doppiette di Donadel e Lolli e segnatura di Imbriaco. Invece per Real Fire la segnatura di Morandi. Terminata 11-1 l'ultima sfida di Autostalone Testori di questa stagione regolare, ha battuto Real Fire. I gol sono stati tripletta di Mastro Giacomo, doppiette di Donadel e Lolli, segnature di Imbriaco, Testori e Riva. Invece i gol di Real Fire sono di Morandi e Bertuzzi.